Certo, i giovani di oggi hanno un privilegio, che è quello di poter leggere la storia con calma, con attenzione, senza quell'animosità che ancora oggi probabilmente contraddistingue quello che è il profilo del 25 di aprile, perché il 25 di aprile non può essere visto e interpretato come la festa dell'odio, è la festa dell'unità di una nazione, l'unità di un popolo che ha riconquistato la libertà rispetto a due situazioni che ancora oggi probabilmente è giusto che rimangano fuori da quelle che sono le stanze della civiltà democratica. Ci riferiamo da una parte alle leggi razziali e dall'altra parte alle foibe. Quelli furono due tentativi non di eccidio, ma di cancellare la dignità dell'uomo. E allora oggi i nostri ragazzi, non avendo vissuto direttamente quel periodo, ma dovendolo studiare, avendo l'obbligo di rievocarlo, hanno una possibilità in più rispetto agli altri, ossia di riflettere su quello che è il valore della democrazia. La democrazia noi la vogliamo definire come un figlio, e allora un figlio non può soltanto essere messo al mondo per celebrare l'esistenza del figlio stesso, ma va coltivato, va accarezzato e va nutrito, e così la democrazia deve essere coltivata, nutrita soprattutto dagli uomini pubblici, coloro che hanno un'istituzione e che la portano nel cuore e anche nell'intelletto. Ecco, oggi coltivare la democrazia significa lasciare ai nostri ragazzi un testimone vivo e non un testimone che guardi soltanto al passato. Comandante, che significato assume questo 25 aprile in un contesto in cui, insomma, la pace non regna sovrana? Beh, un sostantivo, unità. Mi sento di dire solo questo. È l'unità che tutti noi dobbiamo tendere all'unità, a prescindere dalle fazioni, a prescindere dalle idee. Ed è questo il significato, secondo me, maggiore del 25 aprile. Come si può spiegare che cos'è stato il 25 di aprile alle nuove generazioni? È difficile perché solo chi ci ha partecipato, chi sa, chi ha pagato di tasca sua, può capire. Tu lo spieghi in tanti modi, ma non riescono ad immedesimarsi nella situazione, perché sono stati allevati diversamente. La nuova gioventù non conosce sacrifici, non conosce niente. Ma che ricordi ha di quegli anni? Sono brutti, bruttissimi, perché c'è stata una specie di... letti gli ultimi libri che sono usciti del triangolo della morte. C'è stata una rivoluzione sociale, gli uni contro gli altri. Vendette, ripicche, prima gli uni e poi gli altri. Io ci sono stato pure in mezzo, quindi è difficile raccontarlo anche, perché non ci fa onore, non fa onore all'Italia.